Magic Land sei riuscito a creare un'attrazione ancora più bagnata delle rapide. Cioè loro sono praticamente... No. Cioè avete fatto il bagno? Oh, ma qui ci arrivano gli schizzi, ma ancora in coda. Ma è illegale sta cosa, ma non siamo ancora entrati. No! Oh, sei stato praticato! Ah, ma chi è? Oh, il drago pure! Ma forse non ci prende! Signori, bentornati a Magic Land. Se vi ricordate, ero già venuto qui a giugno per appunto l'apertura del parco, ma ci eravamo dati appuntamento ad una nuova visita per venire finalmente a vedere i nuovi spettacoli aggiunti dal parco, per provare le ultime attrazioni alle quali il parco stava ancora lavorando e soprattutto per provare il serale di questa stagione 2024. Infatti il parco ha aggiunto tantissimi nuovi spettacoli alla programmazione, tra cui anche quello principale che come al solito fanno al teatro Alberto Sordi, e poi ha anche terminato i lavori di ritematizzazione a Battaglia Navale, e quindi anche a Battaglia Navale è arrivata una new experience. E oggi non sono nemmeno da solo, perché per andare a provare Battaglia Navale bisogna andare in compagnia. Piazza, oltre ad essere rimasto il palco eventi, sul quale il parco sta facendo molti eventi e molti spettacoli durante questa stagione estiva, sono tornati anche i food truck, dove appunto potete mangiare la sera, dato che appunto il parco è aperto fino alle 22. Oggi è mercoledì, noi siamo entrati dopo pranzo, proprio perché appunto rimarremo qui a provare tutto il serale del parco. E la prima tappa del giorno sarà proprio il Gran Teatro Alberto Sordi, per andare a vedere il nuovo show principale che il parco propone per questa stagione 2024. Si tratta di un musical che si chiama We Will Rock You. Show finito, e qui sotto al teatro è tornata anche la mostra appunto di Alberto Sordi, e vi consiglio di vederla, è molto carina. Comunque, parlando dello show, parlando di We Will Rock You, che appunto abbiamo visto ora e trovate qui al parco appunto al Gran Teatro Alberto Sordi alle 15, devo dire è un bel musical, si concentra molto sul ballo, interamente concentrato sulla musica rock. Quello che invece è mancato secondo me è un minimo di storia, per quanto all'inizio c'era stato, però comunque assolutamente un bello show e vi consiglio di vederlo se venite qui a Magic Land. Ma qui, signori, c'è anche Gatto Baleno che gira per il parco in macchina. Oh no, sono triste, ma ci ha abbandonati così. Ha preso e se n'è andato per l'altra strada. Ma noi ora andiamo di qua, perché abbiamo un programma abbastanza vasto, e direi di partire proprio dalla novità, ossia Battaglia Navale, perché ci aspetta una bella lotta contro bambini, son di acqua e di schizzi. Come vi ho già spiegato nello scorso video, Magic Land per questa stagione 2024 ha intrapreso un lavoro di ritematizzazione di un bel po' di attrazioni, tra le quali le rapide, Mistica, sono stati fatti anche dei lavori a Yucatan e anche a Battaglia Navale. Solo che la scorsa volta Battaglia Navale doveva ancora essere completata, stavano ancora finendo di pitturarla esternamente, e oggi finalmente la troviamo aperta e completata. E devo dire che questo è assolutamente un buon motivo per andare appunto a provare Battaglia Navale, un tipo di attrazione, una splash battle, che solitamente io non considero mai, perché non amo questo tipo di attrazioni. Però devo dire che vederla ora così, tutta bella pitturata con questi colori sgargianti, mi fa venire molta voglia di andarla a provare. Comunque età media tipo 5 anni. Noi la alziamo drasticamente. Ed è molto bello questo galeone che hanno messo qui fuori come elemento di tematizzazione, che probabilmente era in servizio prima. E queste sono delle bellissime idee, ecco, per tematizzare anche in modo semplice. E devo dire che anche in questo caso il parco ha fatto un ottimo lavoro. I colori sono veramente belli e vanno a migliorare ancora di più lo skyline del lago del parco, che già prima era spettacolare. Oh, ma qui ci arrivano gli schizzi, ma è ancora in coda. Ma è illegale sta cosa, ma non siamo ancora entrati. No! Cioè mi hanno completamente trascinato, ancora dobbiamo salire. Rama, io e te possiamo già scendere, possiamo già uscire, perché io... siamo già zuppi.
Viaggio, ho reso conto della situazione, come sta andando? Ma no, sono asciutto! Vai, spariamo a loro, ce l'abbiamo davanti! Ah, ma prima, quando tutti le parti! Ah, vado dietro! Magicland, sei riuscito a creare un'attrazione ancora più bagnata delle rapide? Cioè, loro sono praticamente... No, cioè, avete fatto il bagno? E vi strizzo che faccio una bottiglia d'acqua, certo! Comunque, new experience su Battaglia Navale, assolutamente approvata, sia lato tematizzazione che lato schizzi. Basta, andiamocene perché qui ci finiscono! E dato che ora siamo completamente zuppi, lo vedrete dai miei occhiali, continuiamo il nostro tragitto tra le attrazioni acquatiche di Magicland con le rapide 2.0. E ora per l'ennesima volta proveremo a non bagnarci sulle rapide più bagnate d'Italia. Per me la prenderà tutta rama, ho questo presentimento. Ah, ma che è? Qui siamo fregati! Ma vabbè, ma è illegale, dai! Oh, è una cascata! No! La situazione è peggiorata e continuerà a peggiorare, perché continuiamo ora il nostro tour delle attrazioni acquatiche con Yucatan. Io propongo di fare i temerari e metterci in prima fila. Tanto ormai... Va bene lo stesso. Pure! Ma forse non ci prende! Ok, terminiamo qui il tour delle attrazioni acquatiche, ma guardate che sta praticamente navigando nell'acqua! Per voi, buone notizie che vi renderanno felici e vi ripagheranno dagli sforzi e dalle battaglie affrontate in questi ultimi tempi. Vi renderò partecipi di qualcosa di grandioso che vi farà restare senza parole. Wow, ma questo show a tema pirati è molto bello, anche con degli ottimi costumi ed una bella storia, ed è un peccato che lo facciano qui. Avrebbero potuto benissimo farlo al teatro e c'era davvero poca gente a vederlo, probabilmente per il sole, per il caldo, e effettivamente forse proporlo al Gran Teatro avrebbe sicuramente aiutato lato affluenza, perché è davvero un bello spettacolo. E ora andiamo a fare un'attrazione un pochino più asciutta, ossia l'olandese volante, dove guardate che belle, hanno sostituito le vele sopra l'ingresso. Ottimo lavoro anche in questo caso, Magicland. Divertentissima, però cavolo, devono dargli una sistemata alle chain lift, perché dà proprio un contraccolpo assurdo appena entra la catena, ed è un peccato perché comunque il resto dell'esperienza è assolutamente godibile. Comunque Mistica, con questi colori sgargianti, è tornata davvero a splendere in mezzo allo skyline di Magicland. Ma su Mistica ci andremo tra poco, perché ora invece è la volta di Cagliostro. Fatto Cagliostro, e come già vi avevo detto l'ultima volta, è tornata ad entrare un po' di luce all'interno. Devo dire che forse così, tra luci esterne e LED, c'è la giusta illuminazione. E come al solito, una delle attrazioni più divertenti del parco. È un peccato che qui abbiano chiuso il caramellificio che avevano aperto e che utilizzavano come uscita dell'attrazione. Devo dire che era una buona aggiunta anche a tema, se vogliamo. Tell me something, it might just take the pain away.
ora direi che possiamo andare a fare Antic 5D, una delle mie dark ride preferite in assoluto in Italia. Antic, sempre tematizzazione pazzesca e, come dico sempre, assolutamente per la facciata esterna e per la tematizzazione che c'è all'interno e comunque per il tipo di dark ride, è secondo me assolutamente la migliore in Italia. È una delle prossime attrazioni che si merita la versione 2.0 per sistemare gli schermi. Comunque sto notando davvero tante aree fumatori all'interno del parco e questa è un'ottima cosa. Bravo Magicland che appunto lavori anche su questo. È un'ottima iniziativa presente anche a Magic Splash. Infatti vi ricordo che qui a Magicland c'è anche appunto Magic Splash, ossia il parco acquatico, che ovviamente durante questo periodo estivo è aperto, e trovate sul loro sito anche l'ingresso per tutti e due i parchi, così magari se volete farvi la mattina Magic Splash e poi passare il serale qui a Magicland potete farlo tranquillamente. E in questa zona del parco vi ricordo che ci sono le due Horror House, ossia l'Haunted Hotel in una nuova versione che devo dire è molto bella, e Dungeon, vi ricordo che hanno un biglietto a parte, ma c'è anche il biglietto combinato, cosa che vi consiglio in realtà di fare in modo tale che possiate provare entrambe. Considerate che se venite qui per il serale, dopo una breve chiusura riaprono dalle 18 e sono aperte fino alle 21. Wow, che bello questo scorcio di Magicland sul lago, non smetterò mai di dirlo. Poi soprattutto quando inizia a calare così la luce, si crea questa atmosfera. E poi vi ricordo che qui sul lago ogni ora a partire dalle 10:30 di mattina fanno anche le fontane danzanti. Ok, ma ora direi che è arrivato il momento di andare a fare Mistica e poi Shock. Anche se qui con questo fish amore che sforna cottura di pesce c'è veramente un profumo assurdo, una tentazione. Ed anche Mistica devo dire che da quando è stata aggiornata con questa new experience e appunto è arrivata Mistica 2.0 è stata intanto ritematizzata davvero benissimo. Ma poi sono state aggiunte anche qui le tre modalità appunto di esperienza, tra moderata e appunto XXXtreme. E quindi muniti di telecamera e pettorina andiamo su Mistica, la torre più alta d'Italia, ossia ben 73 metri. Wow, ho fatto anche Shock e devo dire che con questo sole è stato veramente spettacolare. Che poi lo sapete, è uno dei miei coaster preferiti in Italia, quindi vabbè, io sono di parte per Shock. Ma ora, proprio perché sta iniziando il tramonto e c'è un sole spettacolare, andiamo anche a fare l'isola volante, così ci godiamo anche un po' il parco dall'alto. Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Everybody who wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every
Ok, ora dopo l'isola volante, che è sempre spettacolare perché permette di vedere tutto il parco dall'alto e soprattutto durante i serali, che appunto cala il sole, è molto molto bello. Andiamo a vedere un altro spettacolo che è stato aggiunto, in realtà dedicato appunto a questi serali 2024, ossia K-Pop Mania, che inizia alle 20 qui al palco eventi, appunto sempre davanti alla Main Street, ed è uno spettacolo dedicato appunto al K-Pop, quindi appunto alla musica pop coreana. E vi faccio notare che qui al Boccon Divino, uno dei punti food del parco, è alla fine un fast food matematizzato benissimo. D'altronde, come tutti i ristoranti qui a Magicland, hanno aggiunto gli smart kiosk, un po' stile McDonald's, e quindi ordinare è diventato sicuramente molto più veloce. Ma noi invece ora andremo a mangiare alla pizzeria Belvedere, che è quella che preferisco sempre per i serali perché ha la vista migliore, ossia sul lago. E qui l'altobaleno Time Machine vi faccio notare che è chiusa per manutenzione programmata, e chissà, magari è la volta buona che cambino questa gattobaleno Time Machine, ammodernandola un po', perché devo dire che questo sistema con i visori che c'è adesso non è nulla di che. Oh, e mangiare qui a Magicland con questa vista al tramonto sul lago è fantastico. E nel menù c'è anche una grande attenzione per la parte gluten free e vegetariana, cosa che nei parchi accade sempre di rado. Ok, e dopo questa cena qui alla pizzeria Belvedere, che si conferma assolutamente un'ottima scelta per mangiare qui ai serali di Magicland, la pizza non è affatto male, poi comunque è cotta con il forno a legna, andiamo finalmente a vedere lo spettacolo serale di questa stagione 2024 di Magicland, ossia Elements. Penso sia appunto qualcosa che abbia a che fare con i quattro elementi. Siete giunti alla fine di una giornata di quelle che incantano l'anima. Avete vissuto avventure mozzafiato e attraversato luoghi sconosciuti che esistono solo nella vostra fantasia. Ma lo sapete come tutto questo è possibile? In un tempo lontano, quando la Terra era ancora giovane e selvaggia, quattro potenti forze dominavano il mondo. Acqua, aria, terra e fuoco. Questi elementi non erano solo semplici parti della natura, ma entità vive, ciascuno con un proprio spirito. Erano i custodi del pianeta, responsabili di mantenere l'equilibrio. A volte non ce ne accorgiamo, ma siamo circondati da bellezza. Gli elementi che dominano il mondo sanno regalare meraviglie, capaci di lasciarci senza parole. Elements molto carino, devo dire che anche questa volta lo spettacolo serale di Magicland mi è piaciuto, mi ha convinto. È comunque uno spettacolo simile rispetto a quelli già proposti gli scorsi anni, però appunto è cambiata la storia e mi piace che appunto ogni anno Magicland vada a lavorare su questo spettacolo finale, proprio perché comunque l'idea alla base è molto molto bella, appunto sfruttare tutto il lago con le fontane, e quindi è molto bello che Magicland continui a lavorare appunto sullo show finale che propone qui alla Baia durante questi serali alle 21:30, ed è assolutamente una tappa obbligatoria appunto se venite qui per i serali. Bene, ma anche questa giornata barra serata qui a Magicland si conclude qui. Devo dire che anche questa volta Magicland mi ha convinto. Se già mi aveva convinto a giugno per il periodo dell'apertura del parco, con questo serale in cui ho avuto modo finalmente di provare anche tutti i vari show del parco, mi ha convinto del tutto, davvero al 100%. E ovviamente con questa visita si concludono quelle estive qui a Magicland, ma ovviamente tornerò qui al parco come al solito per provare
fare Halloween 2024. Ma vi ricordo che i serali ovviamente qui al parco continuano fino a settembre, e quindi se volete venire qui, ecco, vi consiglio di farlo prossimamente. Ma ora voglio sapere anche la vostra, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi di questo serale 2024 di Magicland. Mi raccomando, lasciate tanti like per supportare questi video dai parchi. Se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nuovi video dai parchi. E io vi ringrazio per aver visto il video e vi do appuntamento ad un nuovo video, perché la stagione 2024 nei parchi continua.